Salve a tutti gente, ed eccomi qua in questo nuovo video. Ok, passiamo un attimo alla voce. Allora, è un po' di tempo che non mi faccio vedere, cioè vedete solo i video di Minecraft, però come ho visto non vi piace nemmeno uno. Scusate le sopracciglia raga, ma non me le posso andare a fare. Ormai sapete la situazione. Tra un po' mi arriva la camera da letto, non vedo l'ora che quel cartone se ne va per non far spaccare il muro. Tra un po' arriverà, però ovviamente vi devo dare l'esito del secondo tampone, cioè chi lo sa, mi sono fatto il primo tampone il 5 di questo mese. E comunque ho fatto il tampone 5 e ovviamente è risultato positivo. Ho aspettato i miei 15 giorni, anzi di più di 15 giorni. Mi sono fatta il secondo tampone giusto 3 giorni fa e mi è arrivato dopo un giorno e purtroppo il risultato è di nuovo positivo, cioè io sono risultata una volta positiva al Covid. Allora, mi ho chiamato il medico e io gli ho detto che i miei 15 giorni sono passati, i miei 16 giorni sono passati, ha detto il mio dottore, ha detto fai così, aspetta fino al 27, che giustamente sono 20 giorni o di più di 20 giorni. Ora sono 18 giorni che sto qua. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21. Sì, sono 17 giorni che sto qua. Secondi zero. Sono 17 giorni chiusa in casa, ha detto il mio dottore, ha detto fai fino al 27 di questo mese, vieni dammi direttamente tu, ovviamente munita di mascherina e guanti e tutto, e vatti a fare il tampone dove te l'hai fatto la prima volta. Perché raga, ora vi dico questo. Allora, come io ho messo nella mia bacheca di Facebook, beh, chi l'ha visto, la mia famiglia, comunque i miei amici e tutto, però ve lo voglio spiegare perché penso che voi seguite fanpage, che sono... Non mi sbaglio, questo video l'ho preso su fanpage, se non erro. Comunque, se andate a vedere su fanpage, se non mi sbaglio, non mi voglio sbagliare, raga, dovete credermi, non mi voglio sbagliare. Se andate a vedere su fanpage, hanno messo il video che una ragazza si è fatto due tamponi che sono usciti negativi, se non mi sbaglio, in un giro di 3 giorni, e due tamponi che sono usciti positivi. Allora, mi hanno detto che la maggior parte degli infermieri che vengono a casa, quando si portano i tamponi appresso tutto il giorno, perché giustamente non vengono a prendere il mio e poi lo portano all'ospedale, scendono e non fanno un altro, in pratica si portano tutti i tamponi in un unico, in un'unica borsa, ovviamente delle prove ognuno per sé, però comunque così si sballa tutto il tutto l'ambarabà. Questo è quello che ho letto su internet, è quello che in pratica dice qua, diciamo, fanpage comunque non sa chi credere, lo vedete. Allora, giustamente, essendo che io l'ho fatto sia la renella soccorso essi privato, diciamo privato qua a casa, che non era a casa, in pratica mi sono usciti tutti e due positivi. Però ha detto il dottore, essendo che sono passati i tuoi 21 giorni, e nemmeno sono 21, ne sono di più, sono 25 giorni che io ora che vado il 27 su di più, ha detto vieni tu, munita di mascherina, fatela fare dove l'hai fatto in pratica. Io ci dovevo andare lunedì, martedì, ma io per essere sicura, per stare tranquilla, per scendere con tranquillità, ci vado direttamente il 27. Però ve l'ho detto, io non credo neanche più ai tamponi, raga, perché ve l'ho detto, se andate a seguire, ormai fanpage lo fanno tutti, se andate a vedere su fanpage una ragazza si è fatto 2 tamponi positivi e negativi in un giro di una settimana, 2 giorni, perché non ho scortato bene, mi sono solo un po' innervosita su questo fatto, a dire, cioè, dobbiamo credere, non ci dobbiamo credere, vanno bene i tamponi, non fanno bene, come il fatto del tampone che è uscito adesso, che te lo metti solo tu nel nasino, davanti qua, 5 volte, metti questa boccettina e lo fai sulla saponetta, si chiama sulla saponetta. Io volevo fare quello prima di scendere, ho detto che faccio, spendo soldi per una cosa e poi per un'altra, cioè, vabbè, facciamo, tagliamo la testa a torre, facciamo il terzo tampone.
Però che io sto benissimo, cioè sento gli odori, sento tutto, non ho dolori, non ho niente. Sto talmente bene che non avete idea. Comunque ha detto il dottore, devi scendere, devi cercare di camminare, devi cercare di muoverti, perché ragazzi, non vedete che stare sempre a letto e camminando solo in questi 100 metri quadrati, poco più di 100 metri quadrati di distanza, non aiutano la circolazione, questo è poco ma sicuro. Io non digerisco, a parte che non digerisco bene, appunto per la gestione questo. Cioè io non riesco ad andare né in bagno, non riesco a digerire, cioè, mi sento gonfia, cioè di fuori che sono piatta, vabbè. Però comunque mi sento gonfia, non riesco a fare. Parliamoci papello, non riesco a digerire, a fare tutti, a fare niente. Che in pratica l'aria si deve espellere, cioè mi sento male, mi sento proprio gonfia. E mi devo fare questa cura qua perché giustamente non posso camminare. Cioè, io dovrei camminare per cercare di sgonfiare tutto. Non la chiatezza, ragazzi, non c'è la chiatezza. E appunto è questo. Poi voglio dire un'altra cosa, di fuori che comunque vi farò sapere l'esito del terzo tampone. Penso che porterò con me, credo, lo so, vediamo. Un'altra cosa, stamattina ho seguito la live di Marco Titovolley. E cioè lo seguo, sì, leggina abbastanza di Marco Tito, perché comunque li seguo già un sacco di tempo. Abbiamo parlato, cioè ha parlato, però comunque ho parlato pure con lui. Nella diretta che abbiamo parlato, il fatto di Angela Chianillo di Buongiorno da Mondello, eppure lui è rimasto schifato. Non so se ho capito bene perché poi sono arrivata tardi nella live. Posso dire, comunque, era arrivata tardi nella live, ma come ho capito regolarmente. Cioè, se non mi sbaglio, la signora Angela ha detto che Marco Carta, che non era, che era invidioso, era quello e quell'altro, cioè, se ho capito bene. E penso che questa signora Angela, cioè, ormai il cervello ce l'ha proprio fuso. Però comunque stavamo parlando di più di meno di questa cosa che ha sbagliato tantissimo. A me addirittura mi ha bloccata su Instagram. Cioè non la trovo più, mi ha bloccata su Instagram. Ormai mi ha bloccata definitivamente. E niente, cioè dobbiamo parlare solo di questo, perché appunto devo aggiornare le cose come vanno qua. Spero che riesco a mettermi in forma, perché raga, mi dovete credere, stare a letto chiusa, ve l'ho detto, non ho più forze, perché stando sempre a letto, ma dovevo camminare. Io a 9, se tutto bene, mi deve arrivare la stanza da letto, vedo là perché c'è il mio mini calendario. Comunque deve arrivare il 9 di dicembre la stanza, la camera da letto, e c'è da fare tanto. Sperando sempre che vengano, che non hanno bloccato niente per il fatto del Covid e tutto, ma speriamo bene. Raga, scusatemi che sto facendo meno video, cioè vi sto buffando le palle con i Minecraft, ma cioè per me, almeno stare un po' attiva su YouTube, purtroppo non posso uscire da qua, non posso spendere niente perché comunque hanno, cioè mi metto, non lavora più per il fatto del canale, cioè non posso comprare niente, ovviamente i beni più necessari li compro. Cioè faccio la spesa, faccio tutto. E vabbè, poi tornerò un giorno a fare video di spacchettamenti, questo e quell'altro, quello che compro, quello che compro. E là. E niente, ragazzi, volevo solo dire questo. E vi dovete abbuffare un altro po' di YOLO con Minecraft, almeno per attivarmi un po', diciamo, YouTube. Vabbè. Vabbè, ragazzi, io vi farò sapere qualcosa direttamente il 27, vediamo poi le settimane, vabbè, non proprio il 27, penso che il 28, 29, più o meno i giorni danno le risposte. Speriamo benissimo che, speriamo bene che mi risulta negativa, perché a stare un'altra settimana in facciata mi
Vabbè, io vi saluto qua, vi ringrazio di aver visto questo piccolissimo video, vi mando un bacione, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un like. Ciao!